Il titolo della mia comunicazione grammatica delle interazioni e pratiche didattiche, lavoro per l'Università Pestalozzi di Perugia dove sono ricercatrice, ma sono stata insegnante di italiano, insegnante di scuola elementare, quindi ho avuto un'esperienza anch'io come Daniela e molti altri qui, insomma, come insegnante. E il titolo che vi propongo oggi, alcune cose saranno ripetute, ma cercherò di vederlo, di farlo dal punto di vista, diciamo, della grammatica, dal punto di vista della didattica della lingua 2, perché parlando come ultima, logico che molte cose, insomma, verranno. Però, insomma, speriamo, cercherò di tenere le cose leggere su alcuni punti che sono già stati ripetuti. Dunque, fin dall'inizio ho avuto difficoltà, pur sapendo di che cosa volessi parlare, ho avuto difficoltà, diciamo, nello scegliere il titolo, in particolare nello stabilire che tipo di relazione volessi rappresentare a voi e a me stessa tra, che tipo di rapporto tra grammatica e interazione. Ho scelto, diciamo, di utilizzare questo tipo di preposizione articolata grammatica dell'interazione, nonostante io avessi potuto avere altre opzioni, e qui vi faccio vedere quali sono le opzioni, anche facendo riferimento a quelle che sono state le pubblicazioni che Franca Orletti ha citato nel passato, che sono, insomma, pubblicazioni di studiosi che hanno ben più titolo di me di parlare di queste cose. E come voi potete vedere, diciamo, l'incontro tra i linguisti e gli analisti della conversazione, se teniamo conto che l'analisi della conversazione nasce nel 1963, insomma, avviene dopo un po' di tempo. La prima pubblicazione sceglie appunto Interaction and Grammar, mettendo sullo stesso piano le due cose, probabilmente dando una priorità all'interazione, come vedete, fatta da Ox, Shegloff e Thompson, quindi un'antropologa, Shegloff uno dei fondatori dell'analisi della conversazione, e Thompson una linguista di Santa Barbara. Okay? Poi, diciamo, negli stessi anni, 1996, abbiamo due linguiste di base tedesche, anche se Cooper Cullen è anche, diciamo, un background anglofono, in cui hanno scelto appunto questa in prosody in conversation. Queste sono linguiste. La prosodia, come avete potuto capire da chi mi ha preceduto, è un tratto molto importante per far capire a chi parla le intenzioni del parlante, comunque che la percezione del parlante su ciò che fa e su ciò che vorrebbe che l'altro facesse. Quindi questo è un testo molto importante per chi si occupa di prosodia in generale. In conversation, già vedete la differenza tra interaction e conversation, anche questo è un punto abbastanza complesso, ne parleremo poi nel corso o anche dopo, ma comunque spero di farvi capire un po' la differenza tra le due cose. Non ho notato qui, ma c'è anche un ulteriore volume, questa volta curato da Aulia Akulinen, che è una linguista finlandese, sulla sintassi. Nel suo titolo non ce l'ho ben presente, non ho presente che tipo di preposizione abbia utilizzato, ma insomma l'idea è un pochino questa. Fino a Franca Orletti, che molto recentemente ha recuperato un po' il titolo Interaction and Grammar e ha pubblicato questo articolo Interazione grammatica, l'altra anima della sociolinguistica incontra la teoria, nella rivista italiana di psicolinguistica applicata, molto interessante. Quindi io ho scelto, tra le vari tipi di legame, ho scelto questo della grammatica dell'interazione, in particolare perché vorrei in qualche modo far, insomma, riflettere su questo rapporto che è stato definito sia da Franca che da altri qui, riflessivo, un rapporto veramente riflessivo tra grammatica e interazione. Cosa significa riflessivo? Che va nelle due direzioni, cioè la grammatica dell'interazione. L'interazione ha una grammatica sua, ed è un rapporto riflessivo poi sulla grammatica linguistica che i parlanti utilizzano quando devono compiere delle azioni e rapportarsi con gli altri. Per fare questo ho utilizzato, ci sarà una metafora che mi serve, che è quella del cestino della carta straccia di Chomsky, a cui anche Carla ha fatto riferimento. È una metafora non mia, presa da altri, l'ho utilizzata perché sono stata ispirata da come Christopher credo abbia fatto questa descrizione, presentazione di questo convegno, in cui parla della domanda di morfologia e sintassi più che di, diciamo, più che di pragmatica, più che di questi altri aspetti, diciamo, extralinguistici, sia nei libri, nei corsi di lingua, sia per quanto riguarda gli insegnanti, i bisogni che gli insegnanti hanno in qualche modo di avere delle regolarità quando devono andare ad insegnare. E quindi cerco di condurre il mio filo del discorso tra grammatica generativa trasformazionale, comunque, diciamo, questi approcci che comunque, pur essendo comunicativi, nelle pratiche noi diamo rilevanza alle regolarità morfologico-sintattiche, e l'esigenza invece di
no, di vedere che cosa c'è d'altro. Ecco, l'analisi della conversazione, se vogliamo seguire questa metafora, analizza tutto ciò che, secondo la grammatica morfologico-sintattica di Chomsky, viene buttato nel cestino. Okay? A noi interessa ciò che va nel cestino, e cioè l'esecuzione. Okay? Quindi tutti questi dettagli, tutta la prosodia, le pause, tutti questi aspetti della nostra interazione che non sono stati in qualche modo fino adesso descritti in un modo sistematico tali da poter essere utilizzati dai chi insegna, ok? Quindi farò una breve introduzione, illustrerò alcuni aspetti dell'interazione così come essi emergono dall'osservazione di alcuni dati autentici, poi parleremo delle ricadute sulle didattiche e una piccola conclusione. Una piccola introduzione, quindi prima di tutto io non vi parlerò di molte cose di cui vi hanno già parlato gli altri, qui vado molto velocemente, interazione insegnante-apprendente, apparato istituzionale didattico, ne ha parlato Daniela, e sono tutti aspetti che l'analisi della conversazione tocca. L'analisi della conversazione ha molti interessi in sovrapposizione con la linguistica applicata, con la language acquisition, linguistica generale, li tocca tutti questi argomenti, però noi adesso, per me, oggi, in questo momento, parleremo solo di cose che hanno a che fare con gli insegnanti di L2. Quindi non toccherò questo. L'interazione tra parlanti nativi e parlanti non nativi è interessante per noi, però l'analisi della conversazione di solito si è occupata di code switching, strategie di interazione multilingue, risoluzione di problemi di comprensione, strategie, riparazioni, eccetera, che possono avvenire in tutti i settori, in tutti gli ambiti. Io non lo toccherò perché è stato toccato da altre persone prima di me. L'organizzazione delle riparazioni in classe e il trattamento degli errori si apre tutta una prospettiva toccata da molti ricercatori. Lo sviluppo delle abilità del parlato, anche lo sviluppo delle abilità del parlato, questo è un settore molto ampio, abbiamo fatto molti cenni riguardo questo, io non parlerò di questo, nei laboratori si è parlato di questo, che abbiamo fatto ieri e oggi, e la base della conversazione, come abbiamo visto, ha molto da dire riguardo queste cose, non sarà oggetto, né di pragmatica, eccetera, eccetera. Di tutto questo, se volete avere una bibliografia ragionata, o mi scrivete, oppure io la lascio ai vostri organizzatori e, diciamo, ho una bibliografia, ho messo insieme una bibliografia su alcune cose più recenti che trattano questi argomenti per chi di voi li volesse approfondire. Io vorrò fare un punto di vista più orientato alla didattica, quindi la grammatica e la sua relazione o le sue relazioni con l'interazione, le ricadute su alcune fasi del processo di insegnamento. Ecco qui a che cosa mi riferisco. Il processo di insegnamento è un processo molto complesso. Chi insegna sa che deve fare un percorso molto articolato. Ecco, in particolare io mi occuperò di vedere che cosa l'analisi della conversazione, alcuni risultati dell'analisi della conversazione può dire sulla attività predidattica di pianificazione delle lezioni di lingua, cioè che cosa ne ricaviamo noi quando dobbiamo pianificare una lezione. E in particolare scegliere e identificare esattamente qual è l'oggetto dell'insegnamento, saperlo contestualizzare, e qui apro una piccola parentesi perché devo, riguardo a questo è una passione che io ho ed è una passione di cui sono grata a Daniela e a Gai, perché sono stati loro che mi hanno avvicinato all'idea della contestualizzazione e in qualche modo all'altro aspetto divertente dell'autodidattica, perché loro come giovani ricercatori, io come non più giovane studentessa, ho assistito ai loro seminari, quindi loro sono stati coloro che mi hanno fatto capire dell'autodidattica la sostanza interessante. La scelta dei materiali e la scelta delle attività. Ecco, quindi cercheremo di vedere un pochino. Quindi, in che modo quindi questo cestino della carta straccia in qualche modo ha un ordine. Okay? Comincerò con un paradosso per capire esattamente che cos'è la differenza tra competenza linguistica e competenza pragmatica. Che cos'è esecuzione e che cos'è performance. Che cosa significa sapere le regole grammaticali, cosa significa saperle applicare nei contesti e nella realtà. Utilizzo questo paradosso che viene da un capitolo scritto da Paul Drew, che è uno dei massimi esperti e massimi ricercatori in analisi della conversazione di seconda cosiddetta generazione, allievo di Gail Jefferson. Lui ha scritto un capitolo che si chiama Conversation Analysis in a Handbook of Language and Social Interaction, pubblicato nel 2005. Allora, racconta di questa storia di Thomas, Andras Thomas, che è un prigioniero di guerra, che è ungherese, che negli ultimi 2 anni, prima della fine della guerra, era in campo di lavoro e poi da allora, dopo la guerra, è stato ricoverato in un ospedale psichiatrico russo, in Russia. Lui non ha mai imparato la lingua russa, nessuno si è occupato di capire la sua lingua. Questa persona ha vissuto 53 anni senza poter esercitare la sua competenza linguistica e comunicativa, ok? Alla fine è stato ricongiunto alla famiglia dopo 53 anni
E sostanzialmente i giornalisti, è morto recentemente nel 2010 credo, i giornalisti che hanno descritto come l'hanno trovato, cosa sapeva fare in lingua quando parlava nel suo antico ungherese, appunto è un caso inverso quello dell'Enfant Prodige, no? Se avete visto il Truffaut, cui diciamo lui aveva una competenza linguistica originaria che però non ha esercitato per 53 anni. Allora i giornali riportano, non più abituato allo scambio della conversazione, raramente rispondeva alle domande dirette. Un medico dice, gli ho chiesto quale fosse il suo nome e lui mi diceva, eravamo soliti mettere la birra sottoterra per mantenerla fredda. Ecco, questo ci dà l'idea di che cosa significa avere una competenza linguistica, alla Chomsky, e non una competenza conversazionale. Non era in grado di capire che tipo di azione l'altro gli richiedeva in cambio, e quindi è un esempio proprio di questa competenza linguistica. Noi parleremo di tutto quello che gli mancava. La prima cosa che voglio sottolineare, come diciamo seguendo quello che ha detto Franco, quello che hanno detto tutti qui, è che Goffman, maestro di Isaacs, in qualche modo, diciamo, se noi vogliamo dire in a nutshell che cosa è l'analisi della conversazione, è questo. Io assumo, cioè quindi asserisco che lo studio appropriato dell'interazione non è l'individuo e la sua psicologia, cioè quando noi studiamo il linguaggio non studiamo la relazione tra ciò che noi diciamo con diciamo aspetti idiosincratici, personali, individuali, okay? Ma piuttosto le relazioni sintattiche, questo è molto importante per me qui, tra gli atti, le azioni di persone diverse che entrano in relazione mutua l'un l'altro, sono accessibili l'un l'altro, come Marilena ha spiegato molto bene che cosa significa questo evento sociale, questo incontro sociale. Cosa mi interessa soprattutto? Sintassi e mi interessa azioni, quindi l'analisi della conversazione si occupa di azioni, non si occupa in modo predominante di linguaggio o di lingua, si occupa di azioni, cioè che cosa noi vogliamo fare, che poi lo facciamo attraverso la lingua, la conversazione eccetera, d'accordo, ma è interessata la sintassi delle azioni, ok? Quindi è una sintassi del comportamento, che la lingua, che la conversazione eccetera sia poi quello attraverso il quale, con il quale o nel quale noi facciamo, un po' diverso. È un po' difficile per me appunto utilizzare queste preposizioni, perché talk, parlato e azioni è la stessa cosa, però noi in italiano non lo possiamo dire. Shagloff ha utilizzato talk in interaction invece di conversazione, perché per noi conversazione è un genere, come diceva Franca, no? Noi non siamo interessati, gli analisti non sono interessati alla conversazione come genere, sono interessati a vedere l'azione sociale di persone. Shagloff nella sua introduzione alle letture di Isaacs appunto lo spiega in questo modo. Il parlato può essere esaminato quindi finalmente con Isaacs come un oggetto in se stesso e non solo come uno schermo su cui possiamo progettare le nostre intenzioni, i nostri diciamo, pensieri, eccetera. Non è uno schermo il parlato, cioè non è proprio lui che dobbiamo osservare. E il parlato stesso è azione. E quindi tutti i dettagli che prima erano semplicemente dettagli non degni di interesse diventano particolarmente rilevanti e sono particolarmente importanti per capire che cosa si vuol fare parlando, ok? E tutto in eventi che avvengono in modo naturale, non manipolati dal ricercatore, da nessuno. Quindi noi siamo interessati a questo, la sintassi delle azioni. Azione ancora una volta. Quindi quando noi parliamo di parlato, di conversazione, secondo diciamo, il nostro gergo, parliamo del sintassi delle azioni sociali, sintassi delle azioni sociali, quindi come le parole e le frasi entrano in una relazione l'una con l'altra di dipendenza, di eccetera, così anche le azioni hanno una sintassi ed è questo che ci interessa. Ok, allora per vedere la sintassi delle azioni sociali, la prima mossa è quella, riporto una delle telefonate famose che Isaacs aveva analizzato al Centro per la Prevenzione dei Suicidi di cui ci parlava Franca. Allora vedete che appunto lei diceva c'erano due tipi di aperture di telefonate, in un'apertura succedeva una cosa, nell'altro tipo di telefonate succedeva un'altra. Vedete che le due, vi riporto qui le due, sono uguali nei primi tre turni, dopo l'apertura pronto pronto del canale, la presentazione dell'operatore, this is Mr. Smith, may I help you, quindi l'autopresentazione, l'autoidentificazione, vedete che qui, automaticamente questa rende rilevante l'autopresentazione del chiamante senza problemi, ok? Io non chiedo il tuo nome, io facendo una cosa rendo come se quando ti saluto ciao, tu mi dici ciao, ma non ti chiedo salutami, ok? Quindi c'è una sintassi, c'è una rilevanza,
Cioè, è come diciamo in chimica, quando gli elementi si combinano, è così anche nell'attività sociale, c'è una saturazione, si saturano, si combinano così. Nella seconda invece vedete che in quarta posizione il chiamante denuncia una difficoltà di quindi succede tutta un'altra cosa, c'è un'interazione diversa che prende un altro percorso, finché lui non darà più il proprio nome. Per poter avere il proprio nome l'operatore deve dire: ma lei come si chiama? Mi dice il suo nome? Capite bene che una richiesta di questo tipo veniva risposta, concedetemi questo anglicismo, veniva risposta attraverso, ma con reticenza, acquista tutta un'altra importanza, perché vuoi sapere il proprio nome, non è importante, chiamo per un mio amico, ma perché che cosa ve ne fate o cose di questo tipo. Quindi diventava complesso poter avere il chiamante registrato per futuri contatti, per helplines, per cose di questo tipo. Quindi cosa ci dice questo? Che le azioni sono tra di loro legate, quindi hanno una sintassi, come nella sintassi della grammatica, auto-identificazione segue auto-identificazione, se io non faccio questo ho un altro tipo di risultato. Quindi questo è un primo tipo di diciamo, quello che Franca, qui non ce l'ho, quello che Franca, scusate se vado molto velocemente, ma temo di non avere tempo, se vado troppo in fretta mi fermate, dite qualcosa, ma dovrebbe andare tutto bene perché avete avuto questo background da tutti quanti. Quindi cosa c'è per prima cosa nel cestino di Chomsky? La prima pallina è questa della sequenzialità, che Franca ieri aveva parlato come temporalità. Cioè io quando non... se io prendo la frase come la frase chomskiana della sintassi della grammatica, cioè come comunità di base, io non mi occupo della sequenzialità. Mi posso occupare poi, se sono una linguista testuale, eccetera, della sequenzialità, del legame delle frasi l'una con l'altra nella linguistica testuale, quanto riguarda la coerenza testuale, la coesione testuale, eccetera, ma qui un'altra cosa. Io voglio sapere che cosa una persona fa se io faccio una cosa di questo tipo, cosa mi aspetto come risposta. È un altro versante, okay? È un altro tipo di versante. Quindi va dentro questo, butto via questo. L'altra cosa è quella di cui ha parlato Daniela fino a un po' di tempo fa, lei ha fatto esemplificazioni di questo tipo, io qui ci tenevo a farvi vedere che la sintassi delle azioni sociali fa una cosa molto importante, soprattutto per noi, in quanto insegnanti di italiano e di italiano o altre lingue le due. Perché? Perché attraverso questo modo in cui le azioni si concatenano, noi capiamo subito il contesto. Cioè, questo concatenamento ci dice subito dove siamo. Noi siamo in grado di, quello come diceva Franca, che Isaacs aveva già l'idea di copioni, di altri concetti che poi faranno parte della linguistica testuale, intelligenza artificiale, scenari, tutte queste cose, erano già qui. E questo significa che il contesto ha questa relazione proprio riflessiva con la lingua, per questo motivo, perché sono le azioni che sono in un rapporto riflessivo. Voi se leggete queste due scambi sono uguali per i primi due, però tutti quanti noi sappiamo dire esattamente dove siamo, che è il contesto, non abbiamo problemi. E non hanno problemi dunque neanche i nostri studenti, se presentiamo loro un contesto vero, perché loro hanno già competenze come conversazionalisti, loro conversano già nella loro lingua, dunque io non ho bisogno, per capire qualche cosa anche nella mia lingua madre, io non devo capire tutte le parole, no? Lo sappiamo benissimo. Io attivo processi interpretativi, uno dei modi per attivare processi interpretativi è capire il contesto. Se si capisce il contesto io proietto, io so che cosa le persone faranno, quindi posso aggiungere senza sapere la lingua, nella mia interpretazione, nella mia comprensione, ciò di cui questi stanno parlando, ed è una molla importantissima per gli apprendenti che non conoscono la lingua, il contesto. Quindi voi qui riconoscete che solo per virtù del terzo turno, okay, in cui questo terzo turno l'azione è, io dico che dimostro che ho ricevuto, che questa informazione è nuova per me, e ringrazio, grazie, sono in una situazione diversa da questa, in cui il rapporto tra i due parlanti non è paritario, e valuto. E perché valuto? Perché io quando ho fatto la domanda la conoscevo già, non ho, inutile che io parli di voi di non answer questions o di display questions, le cose di cui ha parlato Mian, di cui ha parlato Van Leer, di cui c'è stata una lunga, estenuante, diciamo, discussione nella didattica delle lingue straniere per anni, no, su queste cose. Qui riconosciamo contesto paritario, qui riconosciamo il legame, quindi, tra parlato e contesto è evidente. E emerge perché i parlanti rendono rilevante loro ciò che è importante nel contesto. Questa è una
scambio tra persone tra pari, qui no, questo è uno scambio tra persone non tra pari, e lo capiamo solo dalla sintassi delle azioni. Un'altra cosa molto importante che l'analisi della conversazione ha da dirci e che è poco toccata e che forse da qui in poi, non so, se ci mettiamo insieme ci si può fare qualcosa, è il fatto che l'analisi della conversazione rende disponibile a tutti noi un arricchimento inverosimile del repertorio delle possibili azioni che noi compiamo. Perché? Noi siamo familiari con metodi nozionali funzionali, metodi situazionali, il syllabus di Wilkins, teoria degli atti linguistici, che cos'è un'azione sociale, ma dobbiamo, con l'analisi della conversazione, iniziamo a capire che queste diciamo, cose di cui parliamo non sono azioni, sono categorie di azioni, una cosa molto diversa, che cos'è un'azione e cos'è una categoria di azione. Noi non possiamo descrivere, non sappiamo quali sono tutte le azioni che noi quotidianamente compiamo con il linguaggio, ne compiamo tantissime di cui ancora molte non hanno nome. Per semplificare, noi diciamo fare un invito, fare un'offerta, chiedere un'informazione, ma queste sono iperonimi, sono categorie di azioni. Sotto ci sono tantissime altre azioni molto di sfumatura molto sottile, che però hanno questo legame riflessivo col contesto e ci fanno capire queste sfumature, che cosa stiamo facendo. Una di queste, vedrete adesso poi nell'esempio che farò dopo, magari sarò più. Per esempio, se noi vogliamo confrontare queste due telefonate, questa presa da un corpus americano faccia a faccia, questo preso da una telefonata italiana, ti va di andare alla Jazz Kitchen venerdì sera, voi lo sapete, no? L'inglese siete in grado di... Ok? Sì, d'accordo, chi suona, eccetera, eccetera. C'è un marito, una moglie, un marito che gli chiede alla moglie se ti va di andare a questo posto. E qui c'è una telefonata in cui volevamo invitarvi domani sera da tomba, domani sera, come siete messi, eccetera, eccetera. Vedete che qui ci sono le pause, capiamo che la richiesta non verrà accolta, ma non mi interessa questo. Quello che mi interessa è di confrontare queste due azioni. Queste due azioni, che cosa sono esattamente? Come le vogliamo denominare queste due azioni? Sono diverse? Sono uguali? Sono simili? Che cos'è che le rende uguali? Che cos'è che le rende simili? Cosa le rende diverse? Come le possiamo chiamare? Inviti entrambi? Inviti entrambi? Ti va di andare o volevamo invitarvi? C'è uno che no, invito, un l'altro invito. Un po' meno invito. Un invito, allora come la chiamiamo questo meno invito? Proposta, suggerimenti, prendere accordi, fare un invito, tutte queste cose. Sono azioni diverse, sono azioni uguali. Sono diverse perché? Io sono d'accordo con voi, sono diverse. Ma diverse perché? Se io devo insegnare queste cose, se devo trovare delle regolarità, che cos'è che le rende diverse? L'analisi della conversazione può dirci molto riguardo a che cosa rende diversa un'azione rispetto a un'altra nelle sfumature, perché spesso sono le sfumature che rendono un parlante, se lo caratterizzano come parlante abile e parlante non abile, soprattutto a livelli superiori. Okay? Se io faccio un invito come se fosse una proposta, è una cosa diversa. Allora, l'analisi della conversazione ci insegna, ci può dare una mano nell'aumentare il repertorio delle possibili azioni che noi possiamo nominare, chiamando le azioni che noi compiamo con il loro nome e facendo un lavoro di, come dire, aggancio, di riflessione, di associazione con comportamenti verbali e non. Voi sapete molte modalità, adesso non sto ad approfondire questo aspetto, ok? Però, ok. Questa è una proposta, come vi dicevo, questo è un invito classicamente, ma è un invito solo perché c'è un invito, c'è la parola invito qui? È tutto da discutere, ok? Chi fa teoria degli atti linguistici può dire qui c'è un verbo performativo, si capisce perché è un invito, là non c'è, eccetera, però troverei molti casi in cui io posso fare un invito, chiaramente invito, senza che ci sia la parola invito. Alla macchinetta del caffè 5 secondi fa Christopher mi ha detto: ma è un invito, me lo offri il caffè oppure no? Non era riconoscibile, okay, il tipo di azione che io facevo. Quindi cosa ci mettiamo nel cestino della casa straccia? La fine granularità delle azioni sociali, cioè non diamo per scontato che cosa sono le azioni che noi compiamo. Noi compiamo tante azioni, non sono state inventariate tutte, non saranno forse mai.
Comunque la massa conversazione ci può dare una mano nell'inventario di queste azioni sociali. E molti dei ricercatori che hanno seguito la linea jeffersoniana, quella non la linea della tecnicalità, si sono occupati della costruzione delle azioni. Mentre magari per molto tempo, come diceva Franca, Shergloff si è invece occupato più della tecnicalità della costruzione del turno. Sono due cose che vanno insieme, però ci sono, come dire, questi due trend. Chi è più interessato a capire che cos'è l'azione, come si forma, come la faccio e che cos'è che me la fa dire quella è un'azione piuttosto che un'altra. Quindi sono cose diverse che facciamo in contesti diversi con persone diverse. Quindi la costruzione del turno diventa molto importante anche perché quando noi compiamo un'azione non è detto che manteniamo il punto e che facciamo solo quell'azione, possiamo fare prima un'azione, possiamo fare un'azione, non è riconosciuta come tale e quindi dobbiamo in qualche modo autoripararci per far sì che le persone capiscano quello che io sto facendo. Questa è tratta da una telefonata tra due amiche. A telefona a B perché A ha invitato B a una cena, a un party. Durante il corso della telefonata A dice why don't I take you and mom there to Coco someday for lunch, we'll go because up there to Coco's è un ristorante. E naturalmente quindi A in qualche modo vuole reciprocare, no? Vuole ringraziare, vuole fare il reciproco dell'invito che ha appena ricevuto. B dice good, allora A dice ah, c'è qualche cosa che non va. B dice, that's a good deal. Cioè, va bene, sono d'accordo, va bene. E allora A deve dire, wait, I'll take you both up. No, no, we'll go Dutch. Gli do la traduzione. E perché non facciamo che, se io portassi te e tua madre da Coco uno di questi giorni, cosa ne dici? A pranzo, ci andiamo, eccetera, eccetera. B dice, sì, va bene. È una buona idea. E siete miei ospiti entrambe. Ah no, no, facciamo la romana. Vedete che quello che era un invito viene percepito come una proposta. E quindi dice sì, accetto subito, vengo, portami, paghi la cena, me e la mamma, andiamo subito così. Vedete quindi che la differenza tra le azioni sociali. No? Le azioni sociali sono diverse, si agganciano diversamente, richiedono diverse risposte, diventano rilevanti, hanno rilevanza sulla percezione che l'altro ha di me come persona educata, persona corretta, persona competente, non faccio delle gaffe, intendimenti, cose di questo tipo. Ecco, questo viene attraverso la costruzione del turno. Chi è interessato a queste cose, in particolare questo articolo e questa discussione è tratta da un articolo di Drew, Walker e Hodgen sulla autoriparazione, il modo in cui attraverso l'autoriparazione le persone fanno capire all'altro qual è l'azione che veramente volevano fare, cosa molto importante. Quindi la risposta va bene, rende questa una proposta, pur essendo intenzionalmente intesa come invito, e solo dopo diventa un invito. Ok? Quindi questo per dirvi quanto è importante capire esattamente l'azione che si sta facendo sull'interazione. Quindi cosa c'è nel cestino di Chomsky? Il rapporto riflessivo, lingua, azioni sociali, contesto. E quindi l'attenzione per i minimi dettagli nella costruzione del turno in quanto azione, costruzione di un'azione. Quindi la costruzione del turno, ok. Concludendo, che cosa possiamo dire? Quindi che analisi della conversazione è un nome controverso, piuttosto ingannevole, se per conversazione intendiamo un genere. Noi non intendiamo un genere, come già stato detto, ma il modo in cui le persone compiono azioni riconoscibili agli altri, attraverso metodiche, pratiche ricorrenti. Noi le riconosciamo perché le facciamo sempre nello stesso modo. Non siamo noi, siamo noi analisti che non siamo in grado di percepire questa regolarità, ma noi come parlanti siamo bravi e capiamo esattamente che cosa avviene. Quindi il problema è il difetto dell'analisi, non è il difetto, ok? Quindi è un po' un diverso punto di vista. Tutti i tipi di interazione, non solo il verbale, per questo ho messo questa piccola illustrazione, questi vecchietti che stanno in qualche modo conversando tra di loro per vedere che è molto importante la situazione, la gestualità, tutti i quadri in cui c'è la Holy Conversation, ci sono persone che fanno la Santa Madre, San Giuseppe, eccetera, tutti gesticolano in tutti i quadri che rappresentano la conversazione sacra, perché quando parliamo tutti sguardo, gesto, se no non conversiamo, ok? La passività del coinvolgimento di qualcuno
fermato al fatto che non ti guarda, come Daniela ha spiegato, non fa gesti e solo il verbale non è, se non al telefono. Okay? Quindi parliamo di talking interaction più che di conversazione, ho parlato di interazione. Ecco tutto quello che va nel cestino di Chomsky, cioè tutti gli aspetti dell'esecuzione. Vedete, relazione riflessiva lingua e contesto, sequenzialità, il non verbale, la granularità delle azioni, tutti gli aspetti che hanno a che fare con prosodie, pause, ritmo, le scelte lessicali. Quindi anche aspetti che sono molto parenti, molto vicini, molto simili a ciò che ancora troviamo nei nostri manuali di grammatica e libri di testo. Ma non basta. Vedete, per esempio, ti va di, volevo invitarti, perché non andiamo? Sono tutte scelte lessicali diverse per connotare azioni diverse. Seppure, magari, sono azioni collegate. E il fatto che alcune azioni siano collegate tra di loro, nello stesso contesto, perché sono simili, perché sono vicine, ci possono far avvicinare, diciamo, per esempio, ad aspetti di registro, ad aspetti di gestione del turno, cose di questo tipo. Interazione, identità tra parlanti, tipologia di interazione, luogo in cui avviene il contesto, cose di questo tipo. Non posso essere più precisa perché non lo so. Quindi veniamo alla ricaduta sulla didattica delle lingue. Che tempo ho? Allora, punti di forza, vi ho già detti, alcuni relativi solo alla didattica delle lingue, ok? Non relativi al resto di cui ha già parlato Daniela, Maria, eccetera. Relazione tra forma, funzione e azioni sociali, quindi non è che con l'analisi della conversazione, con la pragmatica, eccetera, c'è un livello di significato o di analisi aggiuntivo alla morfologia e sintassi, ok? Non è che noi aggiungiamo, cambia proprio tutto, cioè dovrebbe cambiare tutto. Relazione tra comportamento verbale, se vogliamo dirlo, non verbale, e contesto. Questo è importante per noi che siamo lingue, come vi ho detto prima. Se io riesco a trovare esempi di scambi, testi, dialoghi, che siano rappresentativi di ciò che le persone vogliono fare in quel momento e vicini ai bisogni dei miei studenti, alle loro conoscenze pregresse, di cosa fanno quando parlano, loro, anche se io presento un dialogo in lingua italiana, non hanno mai sentito l'italiano, però glielo contestualizzo bene, loro minimo capiscono dove siamo e chi sono quelli che parlano. E già questo è molto. Però io devo sapere esattamente che azione è, cosa vogliono fare quelle persone. Quindi ho bisogno del repertorio. Attenzione per il repertorio, attenzione a capire bene che tipo di azione fanno quelle persone. Identificazione quindi delle azioni, identificare precisamente l'azione. Attenzione per tutte le risorse comunicative usate dai parlanti, verbali e non verbali, l'ho già detto. Rivisitazione degli aspetti formali della lingua in relazione agli usi e anche, come quello di cui parlava Daniele, aumentare la consapevolezza di come funziona la grammatica e la lingua nell'interazione per noi insegnanti, per gli studenti, sviluppare le abilità del parlato. A questo proposito, è uscito nel 2012 questo volume che si chiama Conversation Analysis and Second Language Pedagogy da Ian Wong e Hansun Zhang-Bari. E qui, diciamo, utilizzando tutto il corpus di dati della nostra conversazione accumulato fino ad ora, quindi chili e chili e chili di trascrizioni di telefonate in tutti gli ambiti, in tutte le lingue e analisi, propongono delle attività proprio per lo sviluppo delle abilità del parlato, rivolto sia a insegnanti sia a studenti. Questo adesso ve lo lascio qui, sarà nella bibliografia. Aspettate che ve lo metto subito qua perché ho fatto un errore di coso. Ecco questo. Lo vedete in rosso? È quello in rosso, ok? Ve lo consiglio perché c'è molto materiale, ci sono anche degli aspetti di, diciamo, di osservazioni sia cross-culturali che interculturali, per esempio confronti tra come si fanno i complimenti, come vengono ricevuti i complimenti in tedesco, in italiano, in inglese, eccetera. Quindi ci sono alcuni comportamenti, azioni sociali che vengono, si, diciamo, si saturano diversamente nelle lingue diverse.
Però un altro aspetto molto importante è che la nostra conversazione per il momento cosa non vi può dire, okay? Non vi può dire tutte queste cose che ho messo sulla destra, non è interessato a fare ipotesi sullo stato o i processi cognitivi del parlante, cioè tutto ciò che non si vede nella scatola nera, che noi nostra conversazione non sono resti, non lo vogliono sapere. Verificare o misurare l'apprendimento, questo non lo trovate. Speculare sulle dimensioni psicologiche non documentabili dell'interazione, cioè se ci sono gli aspetti emotivi per cui uno dice questo o quest'altro, per questioni psicologiche non lo interessa. Relazione tra forme di interazione e sviluppo dell'apprendimento, insomma, c'è qualcosa che comincia a verificarsi adesso, per esempio la OCS ha lavorato nel passato, non si sa ancora se sia, cioè non potremmo dire che sia una ricerca di carattere proprio di analisi della conversazione, ma di sociolinguistica, sì, insomma, su come i bambini vengono socializzati all'apprendimento dell'L1, è molto interessante, ma non è proprio analisi della conversazione. Questi problemi, diciamo, sulle debolezze di Daniela, anche tradotto in italiano da Carocci recentemente, credo a cura della Alessandra Tasu, sì, molto bello questo volume. Questo problema, questa denuncia del fatto che l'analisi della conversazione non sia utile nella didattica e nella pedagogia è stato sollevato da Mercé, le analisi del parlato in classe, methods and methodology, forse c'è un HD che manca, non so, riguarda il fatto che l'analisi della conversazione non è in grado di, diciamo, di dare risposte ad aspetti di carattere longitudinale, quindi se, quando è che io posso dire che uno studente ha preso qualcosa che si occupa della conversazione di analisi di interazioni che non, quindi non è che, ok. Vediamo le ricadute sull'insegnamento, un esempio. Vi ho detto, ci può aiutare a capire che cosa è che vogliamo insegnare. E quindi, scusate, no, ho sbagliato, soprattutto la conversazione può avere ricadute, secondo il mio punto di vista, qui, sull'analisi predidattica dell'oggetto di insegnamento. Quando ci chiediamo che cosa vogliamo insegnare, quali sono gli aspetti nozionali e funzionali legati all'oggetto di insegnamento, se per caso è una struttura grammaticale, potrebbe essere una funzione comunicativa, potrebbe essere una porzione di parlato, non parlo qui di sviluppo delle abilità di comprensione, di parlato, eccetera, parlo di insegnamento di lingua. Quindi sono insegnante, devo insegnare una porzione di lingua, che sia grammatica, che sia lessico, che sia funzione, che sia nozione, non mi interessa. Quindi quali contesti rispetto ai bisogni del mio discente, quali azioni? Quindi che materiali voglio selezionare? Materiali autentici che rispecchiano i bisogni del mio discente? Materiali didattici invece che però rispecchiano l'uso autentico oppure no? Quindi come contestualizzare? Io posso contestualizzare solo se so, se ho capito che cos'è che questa cosa che insegno fa. Quindi contestualizzazione, selezione delle forme, progressione dei contenuti, ok? Ecco, tutto questo, l'analisi della conversazione, per come vi ho spiegato prima, può avere delle ricadute su tutto questo. Quindi proviamo ad avere un esempio. Facciamo conto dell'imperativo, ok? L'imperativo è una struttura grammaticale che noi possiamo voler insegnare in vari modi, cioè come imperativo possiamo intendere varie cose. Possiamo intendere l'imperativo modo imperativo, oppure imperativo come nozione, come ordine, come comando. Già intanto questa è una cosa che dovremmo in qualche modo puntualizzare. Poi naturalmente come insegnanti cosa facciamo? Dobbiamo in qualche modo definire cos'è l'oggetto di insegnamento. Quindi voglio insegnare imperativo, cosa voglio insegnare? Esattamente. Quindi posso dover analizzare le caratteristiche nozionali, no? Quindi, tanto se per imperativo intendo l'imperativo nozione, quindi ordine, dare un ordine, ricordiamoci che ordine cos'è? È un'azione? È una categoria di azioni? È un iperonimo? Non lo sappiamo ancora, ok? Però se io voglio insegnare l'imperativo come nozione o come tempo, ci sono delle diversità. Intanto possiamo dire che c'è un tempo presente dell'imperativo, posso dare ordini all'imperativo, posso dare ordini al futuro. Lavorerai con fatica, partorirai nel dolore, ok? Sono tipi di ordini che riguardano il futuro. Vogliamo avere degli esempi a tutti i costi, questo è un esempio molto noto. Persone, l'imperativo pone dei problemi per le persone, non vi ho sottolineato, parliamo ad un B1 che va verso il B2, ok? Quindi livello basso. Intanto dobbiamo tenere conto che le persone sono la seconda persona, singolare o plurale, posso dare degli ordini a una persona o più,
Posso dare degli ordini a noi? Ordini? Allora sono ordini? È un'altra cosa. Però si dice che si usa l'imperativo, noi. Se andate a vedere la grammatica, e questo è. Prima che se io voglio dare un ordine a me stesso, uso il tu. Piera, smettila. Oh, me lo dico tante volte, no? Smettila, mi è così pedante. Registro, forma diretta, forma indiretta, il vecchio formale, informale, eccetera. Qui parliamo di nozioni, qui non parliamo di forme, non, adesso non mi occupo della forma. Posso utilizzare anche come segnale discorsivo, senti, guarda, eccetera, come l'imperativo si è degrammaticalizzato e viene utilizzato per fare altre cose. L'abbiamo visto, chi ha fatto il seminario, il gruppo, il workshop con, non mi ricordo come si chiama questa insegnante molto brava che ci ha sottoposto Alfano, interrompevo in continuazione, senti, senta, senta, senti, senti, tutti imperativi. Okay. Ora vogliamo parlare delle marche formali. Ha una sola marca nella prima coniugazione, forma diretta attiva. Tutte le altre sono uguali al presente ormai. Okay? Quindi di questo dobbiamo tenere conto. Lo dobbiamo dire agli studenti, ma glielo dobbiamo dire. Gli interessa, non gli interessa, forse non gli interessa a questo livello. Che cosa gli interessa che sia un ex congiuntivo che non è più trasparente? Tempi grammaticali. Nella forma negativa, non più infinito per il tu. Nella forma indiretta, congiuntivo presente. Forme tronche, con i pronomi come si comporta, questi sono tutti aspetti che hanno a che fare, ruotano intorno alle nozioni, la funzione, la struttura del mio imperativo, per non parlare delle azioni che fa. Cosa fa? Abbiamo detto azioni, le azioni. Ci sono azioni immediatamente riconoscibili, etichettabili, come dare suggerimenti, dare ordine, dare un consiglio, ma altre azioni, il cui comportamento è il comportamento dei parlanti, noi non lo sappiamo. E soprattutto molte di queste azioni occorrono parenti, diciamo, azioni parenti, io le chiamo, occorrono in combinazione tra di loro e spesso non aderiscono a nessuna categoria di azione. Shaglon, per esempio, ha scritto un articolo su Confirming Allusions, un modo in cui i parlanti confermano le allusioni che il mio interlocutore fa sul mio comportamento. È un'azione, mai sentito parlare di questa azione, l'ha scoperta lui. E così ce ne sono tante. Un'altra azione con l'imperativo ce l'ha illustrata Marilena oggi, non lasci che mi rubino la valigia. È un imperativo di cortesia, ma che azione è? È un ordine? No. Cos'è? Invito. È un invito? Beh, perché questa questione dell'invito spesso succede. Invito non per invitare però a cena, è un invito per dire suggerire. Sì, no, questo grazie per averlo detto perché mi offre il fianco. Ad esempio, dare un ordine, se andate a vedere sulle grammatiche dei Seriani, con l'imperativo, io do un ordine con l'imperativo, il tempo grammaticale imperativo, più alcune forme di indicativo presente di cortesia, vi do un letto di prosciutto, queste pastiglie ne fai sciogliere uno in un bicchiere, è presente, è imperativo, ormai le marche non sono più distinguibili, lo decidono i linguisti, che cos'è, noi come parlanti, forse possiamo anche non interessarci. Un indicativo futuro per mitigare, ci andrai tu a fare la spesa, vedete, è diverso da partorirai con dolore. Eh? Qui si dice che è un imperativo, è lo stesso, usiamo il futuro, è lo stesso di quello. Grammaticalmente parlando, c'è la main chose. Un po' diverso qua, qua si mitiga. Là non credo che avessero intenzione di mitigare, almeno... Allora, offrire suggerimenti e consigli, molto chiaro, prendila che sta molto bene. Fare proposte, andiamo al mare? Dare istruzioni, gira a destra, gira a sinistra, eccetera. Questo è chiaro, ok? Però ci sono anche altre azioni che noi possiamo includere nella categoria dare un ordine. Come? Prescrivere comportamenti, ve l'ho già fatto vedere. Incitare, incitare. Prendilo, prendilo. È un incitamento. Se noi diciamo incitare invece che dire un ordine, che dare un ordine, vuol dire che noi come persone di senso comune qualche differenza ce la troviamo. Dare il permesso di fare qualcosa, questo l'ho trovato solo ancora su uno, manuale di italiano, molto interessante ancora, se è valido, come molto spesso in italiano noi usiamo l'imperativo per dare il permesso, bussa alla porta, entra pure, spesso lo utilizziamo con la ripetizione.
Posso aprire la finestra? No, apri, apri pure. Posso fumare? Fuma, fuma pure. È proprio una formula molto interessante e molto poco utilizzata per contestualizzare l'imperativo, che invece noi come insegnanti la possiamo fare con niente. Entriamo senza pensare a niente, entriamo in classe. Posso aprire la finestra? Posso fumare? No! O cose di questo tipo, chiaro, quindi. Spesso quando si è insegnante, la cosa più importante è massimo risultato, minimo sforzo. Minimo sforzo di, diciamo, di sovrastrutture tra quello che voglio fare e come lo contestualizzo. Questo è il minimo sforzo ed è più efficace. Perché? Perché è un uso che noi utilizziamo tutti i giorni. Ammonire, raccomandare, sfidare, rimproverare. Naturalmente, a seconda di come noi programmiamo il nostro insegnamento, possiamo, diciamo, usare, presentare il nostro imperativo successivamente, ripetutamente, prima al presente, poi al futuro, poi con i pronomi, come funziona l'attivo, negativo, eccetera. Però noi dobbiamo avere chiaro come funziona questo qua. Pregare, amami Alfredo. Supplicare, ok? Contesti d'uso, ultimo passaggio, poi vi lascio perché credo di essere... Quale relazione c'è tra le azioni che abbiamo identificato? Soprattutto questo ci dobbiamo chiedere. Abbiamo identificato le azioni, però abbiamo detto alcune di queste azioni ci fanno nascere un contesto, ci fanno subito identificare il contesto in cui viene utilizzato. Dovremmo essere pronti in qualche modo a riuscire a distinguere, capire e collegare. Nei manuali e nei corsi di lingua italiana che ho utilizzato, i contesti più frequentemente rappresentati sono indicazioni stradali, ricette di cucina, suggerimenti per diete, prescrizioni mediche, pubblicità, alcuni dialoghi creati ad hoc, per esempio consigli per l'acquisto di un abito, dare il permesso a richieste, eccetera, per appunto includere uno. Però diciamo questi sono i più rappresentati, quindi l'imperativo, questo ci viene. Ma ci basta? Intanto bisogna che queste cose siano legate ai bisogni dei nostri studenti, quindi io posso avere pubblico molto diverso, questo per un pubblico di adulti, adolescenti, forse non tanto, ma insomma, adulti già scolarizzati, insomma, studenti Erasmus, cose di questo tipo, sì, ma bambini no, oppure altre cose, no, cioè io ho bisogno, più ho un repertorio ampio, vasto, più posso avere occasioni per riutilizzarlo, per creare attività, eccetera. Quindi ho fatto questo piccolo esercizio, qui di solito nei manuali, oltretutto, si presenta un contesto, un tipo di azione, istruzioni di cucina, ricette. Questioni stradali, cioè uno è uno. Quando parliamo non parliamo così, purtroppo, però saperlo è importante, purtroppo o pur meglio, qual è il contrario di purtroppo? Dico pur meglio. Altri contesti, partiamo dal contesto, quindi analizziamo situazioni, analizziamo parlato autentico, individuiamo l'azione, poi da lì vediamo la forma che viene. E dopo facciamo la nostra programmazione. Quindi rivediamo le azioni che ho fatto prima. Dare un ordine, per esempio, lo metto insieme con queste stelline, a gira destra, dare istruzioni, a incitare, per esempio, lo posso combinare in tutto questo tipo di attività o modi per contestualizzare action songs, costruzioni di oggetti, per esempio con bambini. Io ho lavorato molto con bambini, quindi vi perdonerete se ho questa preferenza. Picture dictation, imparare regole di gare, partecipare a gare, sono tutte, diciamo, comportamenti linguistici che avvengono in questo. E poi soprattutto, per chi lo utilizza, dare un ordine inteso in senso generale come categoria di azione, tutti coloro che ai primi fasi usano il total physical response. Non dico che sia un metodo da utilizzare al 100%, però tutti noi un po' lo utilizziamo ed è una fortuna che lo sappiamo, che abbiamo capito come funziona questa cosa anche con gli adulti. Altre azioni. Entra pure, non sudare, sii gentile, fai dei sogni, il titolo di questo libro di gran successo di Gramellini che non ho letto. Favole, drammatizzazioni, racconti, questi sono tutti atti che nelle favole
la Cappuccetto Rosso che bussa alla porta, entra pure Cappuccetto Rosso, la mamma che ti consiglia Cappuccetto Rosso, sono molto, semplifico molto, ma per farvi capire che sono i contesti che contano, ok? Contesti contano, perché così io attivo conoscenze pregresse, perché io così faccio capire esattamente che cosa parlano quelle parole. Associo usi e funzioni, cioè usi linguistici e azioni, e metto il mio studente in condizioni di sapere cosa fare quando, come, non come tono. Cosa ho fatto? Drammatizzazione in classe, anche per esempio concedere il permesso, quello che vi ho fatto prima. Apro la finestra, posso aprire la finestra? Okay. Quindi adesso qui non c'è tempo, questo qui però sarebbe oggetto, ve lo dico, per un laboratorio, poi concludiamo. Io ho preso uno di questi video, che lo faccio spesso in classe con i miei studenti di glottodidattica, un video della Cristina Parodi, il menù di Benedetta. A parte, diciamo, tutta la questione, diciamo, della stereotipo della mogliettina, mammina, cucinina, che è molto carina, però lei usa, appunto, dà istruzioni di ricette. Come le dà? Le dà, cosa fa? Lei fa cucina e intanto dà istruzioni, molto interessante, perché lo dà al pubblico, cucina e dà istruzioni. Allora quello cos'è? È un imperativo rivolto al pubblico? È un presente cronics, che fa la cronistoria di ciò che fa? Ecco, l'analisi della conversazione ha identificato questa azione, online commentary. Le persone, i medici lo utilizzano quando devono in qualche modo convincere i genitori che il bambino non ha un'infezione alle orecchie e quindi non può prendere l'antibiotico, per prevenire la richiesta ai genitori di avere l'antibiotico. Si suggerisce a questi medici di fare questo online commentary. Quindi, ah, però l'orecchia però no, bene, il naso no, ma abbastanza bene. Così i genitori capiscono che non devono chiedere l'antibiotico. È un'azione. Avremmo mai potuto scoprirla noi questa azione se non ci fosse stato questo articolo qui di Heritage Stivers. Heritage è anche lui un analista della conversazione di seconda generazione, molto proficuo e molto fecondo in articoli molto importanti riguardo anche scoperte di molte azioni di comportamenti verbali. Quindi Benedetta Parodi dà istruzioni, però le dà attraverso un online commentary. Però c'è il momento in cui la Parodi invita degli ospiti a cucinare e si fa insegnare delle ricette. Allora questi danno dei comandi a lei. Quelli sono proprio veri imperativi che usano per fare i comandi. Poi alla fine, se vi ricordate, c'è questa cosina che si apre e le dice: se avete un uovo rotto in casa, e dovete fare qualcosa, fate suggerimenti. Cioè questo è utilissimo con gli studenti da poter utilizzare, anche per capire la differenza tra queste azioni, dare un suggerimento, dare istruzioni, voi se lo sapete, lo fate, lo vedete, glielo fate far vedere anche a loro. E anche per far fare attività